Oh, salve ragazzi, sono Rapper Puzzle, rieccoci su Resident Evil. Negli episodi precedenti di Resident Evil Ho Revelations. cambiato programma d'acquisizione dell'audio, adesso lo sto registrando con Audacity. Ho anche smanettato un Ci po' avviciniamo alla prima zanobia. con le proprietà del microfono, Appuntamento adesso sul dovreste ponte di prua. sentirmi molto meglio. Quindi ricominciamo, Tutto quello che riprendiamocela. so sulla Quinzenobia e i segreti che custodisce. Quali segreti? Segreti, segreti, bobo. Jessica, perché hai Jessica che fa la sparato? pirla. Raymond che si è beccato una pallottola. Esatto, Ma la solita roba, perché insomma. Povero Raymond, devi sta spacciarsi per un simpatico. altro? Mi stava abbastanza sul cazzo, Che però un pochino cosa vuoi simpatico, dire? dai. Scopri la Poveraccio. verità su Jessica è stata la abbastanza grigia. idiota. Così è questo il segreto della Zenobia. Errori da principianti, dico io. Già. Senza uscire, episodio 9. Dovremmo essere con Chris e Jessica, se la memoria non mi inganna. Ci stiamo anche avvicinando alla fine di questa Quello è serie. il virus. Credo. Mancheranno 3-4 episodi, penso. Forse 5. Non ho idea. Io spero che mi sentiate bene. Sì, dovrebbe sentirsi molto bene. Avvicino ancora il microfono. Non si sa mai. Mi avvicino anch'io. Ok. Dobbiamo evitare che il virus esca da qua. Lo so, il sistema di controllo sarà nel laboratorio. Ok, oh. Tutto a posto? Chris! Ah, ok. James Bond style, quindi, eh. Ok. Dunque, qui il laser. Suppongo che non si possano passare i laser, quindi. Qua c'è un interruttore, in compenso. Ok. Ah, ok, adesso è libero. Non si apre. E ora dove dobbiamo andare? Di qui, disattivati? Ah, bene. Bene. Quindi lì c'è un'arbetta e qui è una porta. Uno e due. Deve esserci un meccanismo di chiusura. Devo mettere l'impronta. Ok. Ora cominciamo a ragionare. Esatto. Allora, sempre Jackal, munizioni, documenti vari. Una porta munizioni, erbette, vediamo che dicono questi documenti, vai. Ok, vi lascio leggere, potete mettere in pausa in caso se... Vediamo se c'è altro qui. Sì. Bene. Giù di qui. Aspetta, non giocavo anche un RPG. Ah no, devo finire col, credo. Oh. Munizioni. Ah no, ho postato delle armi. Se c'è una cassa ne riprendo una, allora. Ok. Cadaveri da scansionare? No. No, peccato. Fogli. Diario dell'agente del Veltro, 2004, la missione è stata una giusta... Successo. Abbiamo scatenato il virus, abbiamo nella lana. Raggiunto il coso, gli occhi, lo scopo. Bernard Cohn.
Questa nave è stata condannata. Ok. Ok. Chris, no. Ok. Di qui? Ehi. Torna a nave. Beh. Ok, procediamo. Allora, il coso col virus in mezzo. Munizioni. E funziona? Serve una password per attivare l'agente nel laboratorio. Ok, controllo il laboratorio. Vedo cosa riesco a trovare. Ah, ok. Allora, vediamo se posso esaminare. Se posso riprendere qualche arma, cioè. Sì che posso. Allora, direi... Sì, ok, ho capito. Ah, io direi di metterci... Mettiamo il fucile da cecchino, dai. Vediamo se c'è qualche altro pezzo di modifica qui. Per l'aug... Oh, sì! Danno 40% e caricatore lungo. Che mettiamo qui. Per il fucile a pompa siamo a posto. Qui... Quindi, poi... Ateo di fuoco 60%. Ottimo! Aspetta, se non erro c'erano le munizioni qui sul tavolino. Bene. Prendiamo le risorse intanto. Ok. Vediamo se c'è altro. Vabbè. Oh, Chris, che stai facendo? Sprigate. Non trovo il codice. Mi serve tempo per... Non c'è proprio quanto. Devo andare io da per me. Ah! Coincidenza. Ok. Lo sarò. Puoi contarci. Dai. Ah, ok. Devo premere anche il pulsante. Qui... Guarda come svolassano i capelli. Oddio, un labirinto. Va bene, non sarà un problema. Sembra facile. Aia. Ok, sembrava facile. Non devo urtare spigoli. Spigoli. Bene. Niente scherzo. Ok, premiamo il pulsante. Ok, cosa è cambiato? Allora, c'è un passaggio qui. 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 Ok. In sostanza è più o meno quello a prima. Ah no, posso scendere qui adesso. Posso prendere quello? Non mi fido per adesso. Ehi! Quella! Te l'ho detto, sta attento! Chissà con che armi biologiche abbiamo a che fare. Oh, tu sei quello di prima che mi rompeva, giusto? Che è mangiare questo. Gustatela! Oh, guarda, guarda un po' dove ti sparo, mica. Levate. E leva, tieni un'altra granata. Regalino. Dalla casa. Offro io. Colpiscilo. Boom. Kaboom. E smettila. Stupido. Stupido. Ok, becca questo. Aspetta. Ehi. Oddio. Sei solo una perdita di tempo, amico. Mi occupo di... questo stupido. Aia! E tu da dove sei arrivato?
Guida, ciao. Basta. Non siete spiritosi, sai? Perché non vai a quel paese? Grazie. Garba? È più tuo gradimento? Kaboom! E adesso... Orca, ricarica! Vai, Jill! Sei... l'orgoglio di noi. Il nostro orgoglio. Il porcazzozzo. No, non sei il porcazzozzo, sei... E smettila! Che seccatura! Oh, pensavo che fosse andato a terra. Sì, esatto. Vai via. Sei andato? Porca miseria, sei duro, eh. Don't hate me, bro, don't hate me, bro. Senti, io vado a prendere un'erbetta, perché se non erro ce n'era una da queste parti. Poi c'era un nemico qui. No? Bene. Parti illegali? Scorgosse delle parti illegali? Credo di sì. Grazie. Sì, accessori di modifica illegali. Bene. E andiamo avanti ora. Bibibi. Dai su. Ora sì che ragioniamo. Cosa mi rappresenta? Ah, ok. Mie. Mie. Munizioni magnum? Ce l'ha una magnum? No, non credo di avere una magnum. Una mappa. Questo. E che altro? Qualcosa. Beh, torniamo indietro adesso, quindi. Bye bye. Non sei divertente, amico. Allora, quindi adesso abbiamo modificato questi. Posso stare qui? Sì. Devo fare altri percorsi strani? Credo di sì. Dammi quel che hai. Allora, registro infezione della Zenobia. Ryan 50, 33, 21. Dopo la tragedia conosciuta come panico della grigia, abbiamo sequestrato la nave e cominciato la nostra missione rapidamente. Sicuramente, raggiungo la solita solidità. Battuta del resto, sono inverti ospitando il virus Tiebis. Nostra ricerca sul virus è andata piuttosto bene. È un prototipo di vaccino, ok. Chris, non crederai a quello che ho appena saputo. Dietro gli attacchi su Terra Grigia c'era Morgan Lansdale, della FBC. Allora era questo che voleva dirci Raymond. Così pare. Ho solo delle prove circostanziali per ora. Nulla che possa servire a inchiodarlo. Au, ah, dannazione. Non l'avevo notato qualcosa. Cavolo. Faccio uscire da qui adesso. Ah, forse è un'idea. Forse è un'idea. Ah, oh, ok. Pip, pip, pip. Ora sono immune al virus, quindi. Gnam. Ottimo. Mm.
Download dati in corso. Attendere. Oddio. C'ho l'impressione che è arrivato qualcosa di incazzato. Download completato. Ok. Bene. Aia, lo sapevo. Dannazione. Muotale, Jill. Jill! Rispondi, Jill! Mi senti? Rispondi, mi non posso risponderti, sono sott'acqua, genio. Questa è un'emergenza, torna subito qui. Ok. Posso scavalcarli adesso, sti... Sì. Boh, bene. Spero che stia andando dalla parte giusta. No. Ok, ora sì. Jill, stai bene? Insomma, sembra che stanno andando nel sud. Sì. Stavano andando nel sud. Per ora. Aspetta, fammi prendere l'erbetta prima che tu giri qualsiasi cosa. Ho la password. Aspetta, dov'era l'erbetta? Ottimo lavoro. Zitto, Chris, fammi concentrare. Dov'era la mia erbetta? Ho visto un'erbetta. Ah, ma era di là. Allora, intanto prendiamo questa roba. Vediamo se c'è qualcosa qui in giro. Ok, sono morti, eh. Io vado e torno. Ho guardato bene qui. Ah, oh, eccola qui, dov'era. Finalmente. Ok, levate, Chris. Ok, è stato il codice di accesso. Autorizzazione confermata. Programma di neutralizzazione del virus avviato. Yeah. E neutralizziamo sto virus, allora. Sapete chi sarà felice di questo? BSA. Il tenente. Le vostre attività sono state illuminanti. Morgan Lansdale. Morgan, no. Sapevo che O'Brien, suo fedele Raymond, stavano ficcando il naso nei miei affari. Ma non avevo messo in conto un vostro coinvolgimento. È stato il mio unico errore. Ok. Allora è stato lei. Lei ha attaccato Terra Grigia. Do. Ora avrò occasione di voi? Qualcuno mi ha invitato a party? Spero non vi dispiace. Sali, Gigi. Ok, perché ho detto una tutta? Ok, restate lì sotto. Ah, questi stupidi non possono scavalcare. Ah, ho trovato la loro debolezza. Quelli possono sparare roba addosso. Però. Voi non potete salire. Voi non potete salire. Oh, Chris, ci sei arrivato anche te finalmente. Bene. Guarda, ne lascio qualcuno anche a te. Porca, questi sono strani. Questi possono salire. A quanto pare. Ah. Oh, è là? È là? Ai ai ai, lui sì che può salire. Sei un bastardo. Non mi dire che ho finito le mie erbette. Cavolo. No, non dovrei. Chris, tira fuori qualche arma più, non so, con un calibro maggiore magari, non so. Ciao. Amico, te lo dirò, la tua strategia fa pena. Oh. Don't hate me, bro, ok. Ehi, hey. Ah, sei Chris, sei tu. Pensavo fossi uno di loro. Ehi, hey, smetti di ballare. Yeah. E chi è rimasto? E là? Non ti muovere, amico. Vedrai che tutto andrà bene. Ok, fermo. Conosco la tua strategia. Adesso salterai su. Io scenderò. Giù. E risalirò. Ah, sono abbastanza cioè, una volta capito la strategia non è un problema. Intanto, mangiatevi questi. Yeah.
Come avete detto, ancora una? Ok. Come volete voi. Ancora una? Me l'hanno chiesto loro. Bravo Chris, così sì. Giù giù giù. Evitato. Chris Leo. Don't hate me bro. 3, 2, 1, via! Dritto! Nel... cosa? Tu non puoi salire. Smetti di parlare. E tu... anche. Fermo, grazie. Pium. Ciao. Ci sto prendendo la mano col fucile da cecchino, mi piace. L'M40. E ora ce n'è un altro lì. Non potevo aspettarmi niente di meno dal duo che ha sconfitto la Umbrella. Umbrella Corporation, ma prego. Adesso avete finito di giocare a guardie e là. Io volevo giocare a golf. Aspetta, devo prendere. Ok, non importa. Volevo scannerizzare anche gli altri due cadaveri, però. Niente. Comprenderete la gravità della situazione, che mi spinge a comparire personalmente. Ho una grande debolezza. Ho paura delle cose. Anche le più piccole. Sì, non capisco. No, scherzo, dai, pure. E devo eliminare anche la minima imperfezione. La BSAA, mio caro direttore O'Brien, tutta la sua organizzazione. La BSA, come la definisco non io. Non crea altro che guai. No, guai no, dai. Pensavate certo che vi avrei permesso di ficcare il naso liberamente? Non prendiamoci in giro. Guardate. Cosa? Il vostro destino è nelle mie mani. Oddio, non vedi che ci sparano di nuovo addosso. La Queen Zenobia. La Queen Zenobia. Finito. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Questo episodio è stato abbastanza facile, devo... A parte il primo pezzo in cui c'erano quei laser che lì ci ho messo un po' per capirlo, ma è stato abbastanza semplice. La Queen Zenobia 10G. Bene ragazzi, a domani.